Buongiorno a tutti amici di Cavallo Magazine, noi siamo sempre in Fiera Cavalli e questa volta ci troviamo in compagnia della squadra che rappresenterà la Regione Sicilia nella Coppa delle Regioni Under 21. Questa giovane squadra è in compagnia del tecnico, il signor Bruno Nasisi, grazie per essere qua. Grazie a voi. Allora, io le chiedo, che squadra è? È una squadra super agguerrita che ha già un'ottima esperienza, che cosa vi aspettate? Sì, assolutamente sì, siamo super agguerriti anche perché i risultati che abbiamo avuto negli anni precedenti ci fanno ben sperare, perché vuol dire che la tipologia di selezioni che facciamo noi le facciamo sul campo, perciò i ragazzi arrivano qui con assolutamente il merito di essere in squadra, perciò sono consapevoli di quello che sono capaci di fare e perciò sono sicuro che faranno bene come abbiamo fatto fino adesso. Allora, io procederei andando a conoscere questa bellissima squadra. Facciamo prima di tutto un giro di nomi, presentatevi. Piacere, mi chiamo Flavia. Flavia come? Donzella. Benissimo, prego. Piacere, sono Riccardo Allò. Piacere, sono Francesca Paola Garbone. Maria Vittoria Ciancico. Piacere, Martina Gervasi. Benissimo, allora, Martina, giusto Martina? Sì. Allora, tu mi dicevi prima che hai una grandissima esperienza in Coppa delle Regioni, questa è la tua quarta Coppa delle Regioni con la Sicilia. Cosa ti aspetti da questa nuova edizione? Siamo carichi, partiamo con buone prospettive, siamo dei binomi forti, ci impegneremo, siamo molto positivi. Ok, prego. Ciao, allora, raccontami qual è la tua esperienza con la squadra in Coppa delle Regioni? Io ho partecipato alla Coppa delle Regioni l'anno scorso a Piazza di Siena. Che è andata super bene, sì. Mi hanno detto. E quindi come la vediamo questa nuova edizione? Io spero che facciamo sempre bene e che arriviamo come l'anno scorso, anche meglio. Qual è l'obiettivo? Salire sul podio. Giusto, molto bene. Prego. Tu cosa ti aspetti da questa nuova edizione? Spero di avere ottimi risultati. Sei preparata? Sei carica? Certo. E spero che la Sicilia possa raggiungere il podio. Raccontami del tuo cavallo. Il mio cavallo si chiama Magical Knight, è un selle italiano di 8 anni. È un cavallo giovane, con molto potenziale. Bene, è giovane? Sì, ha 8 anni. 8 anni, benissimo. Procediamo. Tu che esperienza hai in Coppa? È la mia prima volta. È la tua prima volta? Sì, cavolo. Sei squadra. Preoccupata? Un po'. Sei un po' preoccupata, però hai una squadra che ti supporta, sì, in una maniera, sì, incredibile. Sì. Quindi siamo dei, come ha detto Martina, siamo dei binomi forti, abbiamo fatto tutti un'ottima selezione, con grandi risultati, quindi... Com'è stata la tua stagione 2023? Bella. È stata buona? Sì, ho fatto una medaglia d'argento ai campionati italiani, nel trofeo Young Rider, ho fatto una medaglia d'oro ai campionati regionali invernali, ho chiuso al primo posto, sì, nelle selezioni. Ho fatto tutti i zeri e un 4. Beh, perfetto, hai avuto una stagione incredibile ed è come giusto culminarla con un piazzamento anche, sì, Fiera Cavalli, sì, giusto? Sì, spero di sì. Bene. Allora, e tu invece che esperienza hai in Coppa? Allora, io è la mia prima esperienza con i cavalli, anche se ne ho avuta una nel 2021 con i pony, dove abbiamo ottenuto un ottimo risultato e speriamo di ripeterci anche quest'anno e difendere i risultati che abbiamo ottenuto e anche puntare a migliori. Che differenza c'è? Adesso tu mi hai detto che hai avuto delle esperienze in Coppa con i pony. Che differenza c'è tra una squadra pony e una squadra cavalli? Sicuramente c'è una maggiore competitività nella squadra cavalli, anche perché magari da pony si affrontano magari in età più piccole, ma ora... Siamo più grandi e... Sei anche più preparato? Sì, assolutamente. Bene, dai. Molto bene. Allora, questa è una squadra super agguerrita, super preparata. Sono tutti molto positivi, hanno degli obiettivi importanti, quindi puntiamo a loro con questa squadra. Assolutamente sì. Puntiamo a loro. Allora... Abbiamo la squadra è composta appunto da due componenti che già avevano fatto la gara, quella a Piazza di Siena, mentre altri tre elementi sono new entry, diciamo... Sono piccoli ma tosti, perciò speriamo bene. Ottimo. Incrociamo le dita. Io ho un'ultima domanda per lei. Qual è l'ultimo consiglio che dà ai ragazzi prima di entrare in campo gara? Gli dico a tutti di stare tranquilli, di fare quello che sanno fare. Se sono qui, se lo meritano di essere qua, perciò non devono inventarsi nulla.
e devono montare come hanno sempre montato, perché vuol dire che finora ha funzionato. Molto bene, grazie mille. Allora, complimenti e in bocca al lupo a tutti quanti. Grazie.